Signori e signori, ragazzi e ragazze della pallamano di Eleven Sport, della Serie A Beretta Femminile, benvenuti a tutti, un incontro importantissimo. Qui, sabato, alle 20, si scontrano Padova e Mezzocorona. Al Pala Farfalle, un saluto da tutto il team di comunicazione della Cellini e da me, Marco Muccia, che vi racconterà l'incontro. La partita fondamentale, lo dicevamo. Due squadre che cercano conferme e riscatto. Mezzocorona cerca conferme dopo alcune prestazioni molto positive nelle ultime gare. La vittoria contro Leno, 30-25. E cerca un po' di speranza per un girone di ritorno sicuramente migliore, per puntare comunque all'obiettivo finale della salvezza. Magari anche senza passare dai play-out, chi lo sa. Comunque la concorrenza è molto forte in questa parte di classifica, in questa Serie A di pallamano. Invece Padova cerca conferme dopo tante belle prestazioni, ora contro Mezzocorona, per cercare di resistere all'assalto che c'è stato oggi di Ferrara, di Cassano, che hanno fatto delle grandi prestazioni, per cercare anche di raggiungere un obiettivo storico, la prima qualificazione alla Coppa Italia della storia di Padova. Oltre ovviamente ai punti importantissimi per la salvezza, perché qui si potrebbe creare un bel divario. Un bel divario. La partita sta per incominciare con Padova che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi, invece Mezzocorona da destra verso sinistra. Gli arbitri controllano le ultime. Tutto è pronto, è partita anche oggi! Con la partita di chiusura, col match di chiusura di questa giornata di pallamano, Mezzocorona a testare, a sentire la palla, a incominciare al meglio possibile il match contro Padova. Difesa schierata. Con titolari Girlanda, Campestrini, c'è anche Saranovic, subito l'attacco di Girlanda. Ancora Campestrini, Saranovic. Con la circolazione di palla, poi prova il tiro, non c'è fallo, può ripartire Padova al volo. Maffo Kamka prova a ripartire, Vanessa Giogappo può andare in velocità, buona palla verso l'ala, Meneghini che prova a colpire, la palla entra sotto le gambe di Nizzi Razzica. E 1-0 Padova, che è partita benissimo, occhio ai contropiedi, occhio alle azioni veloci, le due squadre fanno della loro freschezza, la gioventù, sono due squadre molto giovani, interessantissime anche in ottica nazionale, molti di loro giocano assieme in nazionale. Poi c'è una partita anche molto sentita dal punto di vista emotivo ma anche fisico, sono comunque ragazze che corrono molto, però quando è il momento di attaccare difesa schierata non si lasciano pregare, diventando anche molto fisiche. Buona palla verso il taglio dell'ala, però c'è il fallo, copertura della difesa di Padova.
con anche delle segnalazioni dell'arbitro per delle trattenute che sarebbero irregolari. Abbiamo visto in questa prima parte di stagione che quando Padova riesce a organizzarsi bene difensivamente, eccolo qua, un muro di Beverly Ingarrua. Quando riesce a organizzarsi in difesa diventa veramente difficile da penetrare Padova, soprattutto a difesa schierata, quando hanno organizzazione, quando difendono insieme con coesione, stanno creando quel gruppo squadra, quell'unità di intenti. Anche qui un altro recupero difensivo di Beverly Ingarrua che devia il pallone e permette a Martina Brock di controllarlo. Prova a ripartire in velocità ancora la Cellini, ancora Beverly Ingarrua, ma Fokanga può trovare spazio, palla all'indietro un po' sporca, ancora Vanessa si cerca spazio ma perde il tempo della giocata la Cellini che deve ripartire. Applaudono i ragazzi di mezzo corone in panchina, questo può essere importante, anche il supporto della panchina anche emotivamente, una partita che ricordiamo si gioca a porte chiuse, quindi la panchina delle due squadre diventa ancora di più un fattore soprattutto dal punto di vista del tifo. Ma Fokanga ancora per Beverly Ingarrua che prova il tiro deviato proprio in braccio alla difesa in mezzo colonna, però c'è un fallo di piede probabilmente e quindi riparte l'azione offensiva della Cellini. Occhio che sotto passivo ancora Mafokanga, palla verso Vanessa Giugappo, lei è brava a caricare, prendersi il tiro, buona palla verso l'esterno per la sorella, schiacciata, palla difficile, non riesce a controllarla Karel Giugappo e quindi possesso mezzo corona con solo un gol di svantaggio. Non sono passati i primi 3 minuti del match, andare ancora Campestrini, poi buona palla e il primo gol di serata per mezzo corona viene da Girlanda, ottima azione, ottimo anche tiro sotto le gambe di Martina Brock, attenzione alla palla ancora Giorgio Menighini, spero andare sull'ala, controllo un po' difficoltoso del pallone, manca forse anche un po' di lucidità in questo momento, devono ancora sentire bene la palla. Però sta difendendo bene mezzo corona al momento, quella che l'ha il giocato, prova a trovare un varco, subisce il fallo, quindi si riparte, ho provato a caricare il tiro con un passo in più, conclusa l'azione con fallo, adesso come pivot Liceu, ancora Mafokanga a gestire le azioni della Cellini. Lei nuovo acquisto, arrivata in metà del girone d'andata, ha aiutato molto anche nella manovra offensiva, anche portare un po' di brio, un po' di novità alle azioni della Cellini. Per ripartire dopo un altro fallo, poi Beverly spara in cielo, ottima difesa in mezzo corona. Al momento poche idee, poca lucidità da entrambe le squadre in fase offensive, ma le difese stanno tenendo molto bene. Quella Mafokanga, quella Beverly che prova con un doppio passo, la buona finta e poi la palla carambola sul palo e poi sul piede di Niki Razzica che tiene lì. Riparte ancora mezzo corona, ottima palla dentro, ha provato Campestrini, la palla però finisce ancora fuori in precisione ancora una volta dal punto di vista offensivo per mezzo corona. Si arrabbia molto Mister Sadi perché qui c'era una prateria lasciata all'attaccante di mezzo corona, l'attaccante trentino. Adesso provano a spiegarsi le giocatrici in quella prima fase di match ed è anche la prima partita in casa dopo quasi un mese per Padova. Vanessa Giugappo prova ad andare ancora con Beverly Ingarrua, ma Fokanga buona la finta, spero andare verso Karel, buon palleggio quella verso la sorella che fa sfondo, anzi difesa in area, rigore, difesa in area, primo rigore di serata per la Cellini sull'attacco di Vanessa Giugappo, sembrava chiusa. Si confrontano i due arbitri e viene assegnato il rigore, quindi primo rigore di serata andrà il capitano della Cellini Karel Giugappo. Dopo la finta col palo, poi può andare sulla rispinta, buono rimbalzo, bravissimo ad avventarsi sulla rispinta dopo il suo errore sul palo, anche un po' sfortunata ma molto lesta e abile a trovare il 2-1 Karel Giugappo. Attenzione alla finta, buonissimo l'ingresso, la penetrazione dentro l'area di Girlanda porta le sue ancora una volta in qualità, grande azione, adesso si inizia a correre, prova ad andare Vanessa Giugappo che mezzo due trova un corridoio incredibile. Quella le squadre provano a correre, ma adesso la difesa della Cellini è tornata bene indietro. Ancora solo sul più uno, dopo la giocata di Vanessa Giugappo. Le sorelle Giugappo provano a tenere su la Cellini, provano a dare il primo strappo, ma mezzo corona è lì. Mezzo corona è lì. Riuscita a tenere anche dal punto di vista difensivo molto bene all'inizio. Ora però bisogna trovare qualche manovra in più in attacco che per scardinare la difesa della Cellini, che non sempre è perfetta. Però molto solido. Gislimberti come alla destra.
quella Girlanda, tempestrini, prova ad andare verso, buona palla verso l'ala, il tiro deviato da Martina Brock, ci ha provato ancora una volta Gislimberti, stavolta Martina Brock ha coperto molto bene e occhio perché può esserci il primo break della Cellini. Vanessa Giogap prova ad andare, finta di tiro, buona palla verso Bevelin e Gherrua che trova il corridoio, si butta in avanti come un falco e spiazza benissimo il portiere, la capacità in volo di trovare l'azione giusta, passi! Passi di mezzo corona, l'abbiamo visto anche nelle ultime partite fare degli errori di questo tipo, di lucidità in attacco. Anche un po', comunque le ragazze, tutte le ragazze in campo sono molto giovani, però in queste fasi in cui bisogna correre peccano un po' di lucidità. E quindi 4-2 per la Cellini Padova che può far partire il primo break di serata. Ma Focanga litiga col controllo del pallone, poi però non sa cosa farsene. Saranovic, quindi si rimane lì, prova a partire con un po' più di calma ancora mezzo corona, che gli spazi ne ha trovati e prova ancora una volta col tiro, la palla carambola in rete, non è riuscita a controllarla Martina Brock con le gambe, è rimasta un po' lì e ancora una volta dall'attacco personale di Girlanda ha trovato una prateria o un deserto, ancora più grande, è rimasto lì, non c'è stata aggressione, ha trovato lo spazio giusto però per colpire, giocatrice molto interessante. Attenzione a Bevelin Gherrua che prova ad andare con forza, il tiro schiacciato dopo aver subito il fallo e con cartellino giallo per Violetta Vegna. È il primo cartellino giallo di serata. Quindi si ripartirà con il fallo dei 9 per la Cellini, andrà Niceu. Maffo Campo. Adesso azione difesa schierata. Cellini per andare sul più 2 ancora una volta. La palla di Vanessa poi sale ancora in cielo, ci ha provato Bevelin Gherrua, stavolta però la palla finisce fuori, la partita male dalla mano, quindi può approfittarne mezzo corona. Si litiga un po' col pallone in questo avvio, mancano dei controlli, sembrano banalmente semplici però sempre o quasi sempre in zona del campo comunque quelle giocatrici sono state in grado poi di recuperarlo per la propria squadra. Ancora la circolazione di palla, prova anche facendo il doppio pivot, prova il tiro, bellissimo Anna Chiara Campestrini, gran tiro, però qui la difesa ancora una volta un po' troppo passiva forse. Occhio a Vanessa Giocapo che ci prova, risponde a tono e molto bene, la Cellini si riporta in vantaggio 5-4 e fallo di piede clamoroso, deve ripartire velocemente la Cellini qui. Vanessa Giocapo, buona palla verso l'ala, buon controllo e palo rete, Giorgia Meneghini, che talento, classe 2005. Non era per niente facile perché la palla era lunga, lei ha avuto modo di capire dove stava, non fare invasione e poi controllo il corpo eccezionale, e che ha dimostrato questa è la sua giocata, ha fatto tanti contropiedi, una partita è riuscita a fare 5 gol, 4 in un tempo in contropiede così. Per ripartire ancora mezzo colonna, sempre col doppio svantaggio, deve cercare di trovare un gol subito, sarebbe importante, prova a caricare Saranovic, ma niente da fare. Per ripartire velocemente la Cellini, ancora Vanessa Giogap, c'è tanto spazio, poi viene fermata con un fallo. 2 minuti per una spinta. Campestrini, dopo aver perso l'equilibrio in salto, probabilmente perché è andata a colpire la giocatrice padovana mentre stava scendendo, è una giocata pericolosa. Tutti i movimenti, tutti i colpi che l'attaccante riceve in volo sono sempre molto pericolosi, quindi punibili di 2 minuti in questo caso. Espulsione, deve giocare in inferiorità numerica al momento mezzo corona per i prossimi 2 minuti. E Padova qui ne può approfittare, può essere il vero primo affondo della gara di quelli grandi. Maffo Kanga, prova a cercare spazio ancora Vanessa Giogap, buona palla, Bevelin Gherrua ci prova, buona palla verso l'ala, ancora Carello Giogap, buona conclusione, più 3. Per la prima volta questa partita c'è un vantaggio di più 3 ed è per Padova, per la squadra di casa. Prova a ripartire mezzo colonna. Adesso l'interesse è sicuramente quello di far passare un po' più di tempo durante le proprie azioni senza andare incontro al passivo e cercare di capitalizzare le proprie azioni in rete. Beh, è difficilissimo, l'inferiorità numerica, però si può fare. Palla mano, visto di tutto, buona mano lesta, poi si trova spazio sull'ala, la palla rimane lì, Martina Brock la tiene bene, prova a far ripartire ancora le sue, Maffo Kanga
Vanessa gioca, può partire, buona palla verso il centro, non c'è, manca il controllo, anche la palla era un po' sporca, troppo all'indietro, litiga un po' col pallone in mezzo a quello che può partire, un buon contropiede, si deve sfruttare questa occasione, Giorgia Meneghini ci mette il mancino molto bene e può partire in contropiede, gran lancio, Vanessa gioca, palo pieno, aveva spiazzato bene il portiere ma non ce l'ha fatta, preso il palo, imprecisa qui Vecellini. Però si prende comunque gli applausi meritati delle proprie compagne che provano a caricare le sue anche in panchina. Sa di, ad ampi gesti, dice di usare la testa. Cosa fondamentale in questo momento per cercare di sfruttare ancora una volta la superiorità numerica. Mentre il tempo passa siamo ancora a più tre, Cellini, mezzo corona, adesso è il momento giusto per segnare. Non è facile. Prova a caricare il tiro, Martina Brock fa buona guardia. È un po' prevedibile, però qualcosa doveva provare Gislin Berti da lì. È venuto fuori anche un bel tiro. Che Vanessa Giogap, buona palla verso l'ala, non sfrutta lo spazio perché si chiude bene, mezzo corona, poi il numero di Vanessa Giogap, placata, placata, completamente, senza danni. Riuscite a impedire Pavlovic di entrare a tutta gamba, Vanessa Giogap che l'aveva preso il tempo, ha dovuto stenderla, non in modo cattivo ovviamente, sicuramente un contatto molto fisico, quella Mafokanga. Si è tornati in parità numerica. Giorgia Meneghini taglia bene, se la sono persa, poi lo scarico, Beverly Ngannou, gran parata, ma viziato dal fallo i due minuti per Gislin Berti, questa per mezzo corona non ci voleva. Appena tornato in parità numerica, rigore e due minuti ed occhio al cambio portiere. È entrata Elena Pedron per provare a confondere anche il gesto dell'attaccante, ma stavolta dal dischetto c'è Beverly Ngannou. Garrua, gran tiro, buona palla angolata, e la Cellini si porta sul più 4, non siamo neanche a metà del primo tempo, ricordiamo questa sarebbe una partita fondamentale, prima di tutto per stare in quella zona di classifica molto interessante, Cellini in questo momento a 7 punti, si porterebbe a 9, o meno 1 da Cassano, con Erice, ci sono stati tanti risultati interessanti in questa giornata di Serie A, qua la difesa della Cellini si chiude bene, riescono a Gislin Berti, che non è stata lei a prendere due minuti prima di penetrare, adesso però mezzo corona deve provare qualcosa, buona virata però chiusa ancora una volta, raddoppio molto ben fatto, c'è la pelota Campestrini per farlo dai 9, si deve provare anche il tiro oppure lasciare andare il passivo, ma è rischioso per Gislin Berti, gran tiro, è venuto fare una bella botta con deviazione, chiama con deviazione l'arbitro. Dato Bertino a segnalare la deviazione, quindi tiro d'angolo. Se riparte il tempo è passato. Ok, l'azione ci prova, gran colpo. Provato ad elevarsi in cielo, a tirare Gislin Berti, ma nulla da fare. Tiro poco preciso. C'è tanto spazio adesso per la Cellini. Spero andare con l'ala, doppia finta dopo aver subito fallo. Segna Careggio Gap dopo aver subito un contatto dopo una finta. Riesce comunque a trovare l'equilibrio, fa dimostrare anche la forza della capitana della Cellini, che trova un gran gol. 9-4, massimo vantaggio di Padova. Adesso mezzo corona con calma, con pazienza, deve pensare a cosa fare. E poi si torna anche in parità numerica, buona palla. Può andare Saranovic che trova spazio, il tiro però in pancia Martina Brock che fa ancora una volta buona guardia. Ok, Vanessa Giogap che può partire in contropiede con la sua velocità. Poi un passaggio dall'altra parte, precisissimo, tantissimo spazio per Careggio Gap che gioca con l'aria, trova la posizione perfetta senza trovare nessuna opposizione e costringe Sonia Giovannini al primo time out di serata. Grandissimo inizio parziale della Cellini. Primo time out sul 10-4.
Molto, molto interessanti i due time out delle due squadre. Molto interessanti perché sono stati entrambi molto simili, in situazioni completamente diverse. Con calma gli allenatori hanno provato a spiegare alle ragazze come devono muoversi senza arrabbiarsi, senza esaltarsi. Indicazioni precise, anche un po' di motivazione e poi su di carica. Molto interessante. Molto simile anche da questo punto di vista e può essere anche un buon indicatore di come poi vanno a lavorare gli allenatori sui giovani così in questo momento. Per adesso si torna al campo. Mezzo Corona deve veramente recuperare una situazione di svantaggio che rischia di diventare ancora più pesante. Buona circolazione di palla. Si prova a trovare qualche varco, anche giocando con l'ala. Poi buono, fallo provato a spendere dalla difesa della Cellini. Poi la palla dietro, sbagliata, si rischia di perdere la palla per Mezzo Corona, ma c'era stato il fallo prima di Nicei. Ben visto dall'arbitro. Circolazione per Gerlanda. Per una volta il tiro deviato dalla difesa della Cellini e Mereghini fa anche buona guardia per evitare il tiro d'angolo. Può ripartire la Cellini in velocità, ma Focamba. Berlingerua, brutto passaggio. Era marcata, la teneva stretta Gislin Berti, che è stata bravissima però a leggere la lettura del passaggio. Per poco poteva pure rubare palla. Poi intanto è riuscita a fermare il contropiede della Cellini. Lì poi una giocatrice come Beverly Lingerua difficilmente poi non trova la via della porta almeno. Vanessa Jogap. Adesso circolazione di palla, difesa schierata per la Cellini. Mafokanga per la Bevelingarua, cerca un varco, buon palleggio. Potete andare sull'ala, si preferisce andare ancora al centro. Buon pallone verso il pivot. Ma invasione. Invasione d'attacco della Cellini, può ripartire Mezzo Corona, ma ancora una volta la difesa di Padova è tornata bene in campo. Devono andare le blu trentine. Gerlanda scambia con Campestrini. Ancora Gislin Berti che poi si accentra e fa partire una cannonata sotto il 7. Buon modo di tornare a segnare per Mezzo Corona. Quando si è passato metà del primo tempo, poi si prova a cercare ancora insistentemente il pivot, ma non è la scelta giusta. Quindi ancora una volta Mezzo Corona può caricarsi, può trovare un mini parziale importante. Occhio a Campestrini, il tiro dopo aver subito il fallo. E questo è un 2 minuti. Eh sì, venuti per Vanessa Jogap che l'ha spinta in tutti i modi nel momento del tiro. Fallo dei 9. Brutto fallo in un momento in cui però Mezzo Corona può riportarsi a contatto. Si riparte con Gerlanda a gestire tutti i possessi del Trentino. Cambio con Saranovic, buona palla, poi lo scarico verso l'ala che trova spazio, una buona finta e poi palla sotto la traversa. Grande azione di Della Valle, la capitana si fa sentire. Oggi gioca come ala. Prova a caricare le sue, buon parziale, si riporta a meno 4 Mezzo Corona. Era importante cercare di trovare risposte dopo un avvio non semplice. Adesso per la Cellini vediamo in campo anche Prela, altra classe 2005 come Meneghini. Il futuro è qui, è oggi. Lo vediamo adesso. Possiamo vedere anche in questa azione. Carello Jogap. Lo scambio con Beverly Nangarua. Per la libera prova, trova uno spazio incredibile. L'ha visto solo lei. In mezzo a due, all'improvviso, Beverly Nangarua trova un gol in inferiorità numerica. Questo è quello che non è riuscito a fare prima, però Mezzo Corona. In inferiorità numerica, trovare i varchi giusti, trovare gli inserimenti. Non si era chiusa bene la difesa qui delle Trentine, che per adesso provano a ripartire con la carica anche delle proprie compagne di squadra. Buona la finta, c'è tanto spazio verso l'ala, il pallonetto dolcissimo ma fuori, impreciso. Era la scelta giusta, Gislin Berti si è rilevata benissimo, poi però il pallonetto impreciso. La Cellini si salva ancora una volta e può far passare il tempo per riportarsi in parità numerica. Con calma adesso Angela Perella, prova Focanga, Giorgia Meneghini che prova a tagliare, prova a non dare punti di riferimento alla difesa di Mezzo Corona. Sembrato un po' in difficoltà anche prima. Però Mafokanga può partire all'attacco. Poi litiga un po' col controllo del pallone. Ancora Prela, c'è passivo. Meneghini si deve trovare un tiro il prima possibile. Kamga, Beverlina Garrua, prova di prima. Buona parata però, coperta bene da Zika. La difesa ha concesso un tiro difficile. Il portiere si è trovata lì, ha fatto buona guardia. Prova adesso a ripartire ancora Mezzo Corona, ma è tornata la parità numerica. Ma c'è tanto spazio a sinistra e ne approfitta Campestrini, ancora lei. Buona azione, da una parte e dall'altra, a sfruttare l'ingresso in campo
po' tardivo della difesa di Arcellini, che aveva lasciato tanto spazio a sinistra. Adesso spensa un cambio, entra Sara Arubi per Arcellini, che adesso in parità numerica può rigiocarsela ancora una volta, ma stavolta sul più 4 dopo aver toccato un massimo vantaggio di più 6. Mezzo corona è lì, vuole dimostrare di potersela giocare, di poter cucire anche questi strappi. Vanessa gioca up subito di prima, ma se la capisce benissimo Razzica. Buon intervento, mezzo corona adesso prova a ripartire, non è troppo veloce, ma tutto solo, grandissima percussione Girlanda. Ha solo quello spazio l'ha lasciato, ma se l'è presa con gli interessi e colpisce molto bene di destra cadendo a sinistra e poi incrociando nell'altro palo. Grandissimo gesto tecnico di una giocatrice, anche lei in chiave nazionale, molto importante nelle giovanili. Adesso prova a ripartire ancora l'Accellino. Carello giocata, ma Focanga, c'è la pressione, prova a far sentire subito il fisico Pavlovic. Mezzo corona è lì, lo vuole far sentire ancora di più. Buona palla che all'improvviso riesce a passare per Beverin Garrua. Trova una percussione buona, ma di poco alta. Quindi per una volta Arcellini spreca un'azione offensiva. Ora però vedremo come si comporterà in attacco mezzo corona. Per una volta buona circolazione di palla, si chiude, palla verso il pivot che fa fatica a girarsi con fallo. Tiro dai 7. Buona azione a cercare Pavlovic. Qui forse si poteva anche evitare il fallo, perché era difficile tirare da lì. Si poteva concedere il tiro difficile. Invece tiro dai 7 metri e se uno occuperà Saranovic. Anna Saranovic. Senza finta, la tocca Martina Brock. La tocca Martina Brock, rigore salvato da Padova. Quindi Arcellini rimane lì, era un'occasione pazzesca per mezzo corona per portarsi almeno 2 a 20 minuti del primo tempo. Clamorosa, clamorosa occasione. Ora però vedremo come gira Padova. Prela, che adesso da centrale è diventata ala con l'intorno in parità numerica. Vanessa Jogap, palla potente un po' bassa, ma Beverly Garrua, grandissimo da Luca! Che passaggio per Sara Rubi! La qualità, la visione di questa giocatrice, che quando riesce a trovare i varchi per le compagne, l'intesa diventa quasi devastante. E tutto ad un tratto da un possibile meno 2 a più 4. Però è molto lontana dall'essere finita. Può ripartire ancora Padova dopo un'azione sbagliata, quella da Campestrini. Fermo per un attimo il palleggio, ma Focanga che poi prova a ripartire. Ancora adesso gioca up così sul primo passo di sinistro, incrocia dall'altra parte, non l'ha vista nemmeno partire Razzica. Più 5 Cellini e occhio un altro parzialone. Squadra che va anche di parziali, le patavine. Queste azioni così veloci, si prova a chiudere l'azione molto velocemente, non vediamo mai più di 8-10 passaggi da parte delle padovane in attacco. Si prova a chiudere veloce, a non dare punti di riferimento alla difesa di mezzo corona in questo momento, che non ci ha capito granché. All'inizio è riuscito a tenere un po', però dopo ha fatto molta fatica, poi prova a trovare un varco. Saranovic ben chiusa all'improvviso, ma Focanga come ultima. Attenzione, ancora una volta mezzo corona, prova con la circolazione di palla, prova a non dare punti di riferimento. Non è il pivot, prova a cercare spazio ancora una volta, Girlanda, e poi fallo dai 9. Fallo dai 9. Ok, il passivo. Saranovic ci prova! Trova il varco giusto! Saranovic con l'ultimo tiro possibile dell'azione, perché erano sotto passivo, anche nonostante le mani della difesa della Cellini. Trova il varco giusto, 13-9. Partite si gioca su ritmi intermedi, ma molto bella in questo momento. Buone giocate, c'è fisicità, c'è anche rispetto, sempre di grande fair play. Però abbiamo visto belle giocate e ne vedremo, perché è ancora bella equilibrata. Vanessa gioca con Mafokanga, prova l'azione prolungata con la Mafokanga, buona palla verso il pivot, ma capisce tutto la difesa in mezzo corona. Poi prova a tenerla lì Campestrini, rilancio col portiere, si riparte con Girlanda che prova a correre, seguita da Mafokanga che è corsa
Che inserimento! E fallo. 2 minuti per una spinta da dietro che ha visto l'arbitro di Maffo Cambia. E la Cellini in inferiorità numerica. Ancora una volta con una percussione centrale di Girlando. Dopo aver recuperato la palla, male la Cellini a tornare in difesa. Tanto spazio e addirittura 2 minuti dopo. Perché per cercare di recuperare, nel momento del tiro, sbilancia l'avversaria. Aveva trovato un gol bellissimo. Si riparte stavolta ancora. Quando non c'è Maffo Kanga, non c'è Maffo, prela a gestire le azioni della Cellini. Vanessa Giogappi in inferiorità numerica a meno 3, mezzo colone in superiorità, deve cercare di trovare adesso il parziale giusto. Vanessa Giogappi subendo il fallo, stava trovando la percussione perfetta, poi però era stata fermata. Per Angela Prela, Vanessa Giogappi prova la palla dietro, non può recuperarla perché se non serve passi. Adesso invece è passivo, deve tirare Padova. Prela cerca spazio, palla fuori, Carello, Giogap, frenata forse con un fallo, ancora Vanessa, finta di tiro, fallo. Adesso però si deve tirare subito. Bevelin spara, gran parata del portiere, gran parata di Niki Razzica, che tiene in piedi le speranze delle sue giocatrici. Padova è riuscita a fare un'azione lunghissima stavolta, occhio a tanto spazio in centro per approfittare ancora Gislinda, poi la palla verso l'ala un po' lenta, però poi gran spazio Gislinberti, riaccorcia ancora una volta mezzo corona e stavolta Saadi chiama time out dopo 24 minuti e 45. Le trentine si riportano sul meno 2. Rispetto all'ultimo timeout, forse le posizioni sono quasi completamente invertite, però tipologia sempre la stessa, tranquillità, cercare di far capire alle giocatrici cosa bisogna fare in campo, e anche perché siamo in un momento delicato, perché chiudere il primo tempo in vantaggio o in svantaggio, in vantaggio di un gol in più o di un gol in meno, fa tutta la differenza nel mondo. Vanessa Giocappo a cercare un varco, c'era tanto spazio per l'ala, ma il passaggio era impreciso anche per la copertura buona della difesa in mezzo colonna. Prela prova ad andare, buona palla, Carelli cerca spazio, tiro con fallo, forse anzi no, è stata sbilanciata all'improvviso, ma è riuscito a trovare un varco giustissimo, fallo subito di Vanessa Giocappo, riesce a approfittarne in mezzo colonna, però col vantaggio si deve andare dall'altra parte per cercare di sfruttare la superiorità numerica, ma non si fa, si lascia passare il tempo, può rientrare tra poco la giocatrice della Cellini. Occhio al cambio lato, fatto molto bene. Ancora Saranovic che prova ad andare in centro. Buono scarico per l'ala, grande azione. Poi Martina Brock ci mette una pezza. Ha fatto una bellissima azione da una parte all'altra. Mezzo corona, questo è come si attacca una difesa in inferiorità numerica. Ha fatto tutto bene. La Cellini si era chiusa come ha potuto. E poi Martina Brock ci ha messo una pezza importantissima in questo momento del match. Anche perché la Cellini ha più 3 in inferiorità numerica. Adesso si ritorna apposta con Giorgia Menighini, ancora ben in garua, c'è spazio, si prova a cercare sfondamento, è andata troppo avanti, il torno in difesa prova a correre adesso mezzo colonna e corre bene, la progressione di Gislinberti che cerca spazio, il tiro ancora Martina Brock, ma col fallo sul tiro ancora una volta della difesa di Padova, che il momento in cui negli ultimi metri si cambia ritmo. Time out per i cronometri, occhio al rigore,
Gislimberti contro Enabulele. Buona palla Gislimberti, messa a mezza altezza sulla destra, buona palla, si riporta ancora una volta a contatto mezzocolona. Riuscita a tornare con voglia e con carattere, anche con attenzione soprattutto alle incursioni offensive. Però il momento in cui c'è stata una progressione personale negli ultimi metri, si è cambiato ritmo, poi la difesa di Padova non ci ha capito molto. Prela, Vanessa Giogappa, ancora Prela, Bevelin Garrua, lo scambio buono, Carella cerca spazio, ancora Prela, buono scarico, Bevelin, ancora Vanessa, spalla in cielo, tiro deviato, buona difesa ancora una volta in mezzo corona, ci mette le mani dappertutto la difesa, soprattutto mette le mani dappertutto Gislimberti, che prima era stata protagonista con azione a metà campo, deviazione della palla, prova a cercare spazio, fallo della difesa, provato a cercare spazio a Girlanda. Per Girlanda lo scambio con Saranovic, esce pivot per poi rientrare, cerca spazio per Gislimberti con fallo della difesa, provato a cercare lo sfondamento con il Sergio Gap. Ancora Gislimberti, attacco di mezzo corona, buono scambio Gislimberti, tiro basso sotto le gambe di Martina Brock, mezzo corona è lì, è meno uno, l'arbitro dice di tornare dal centrocampo. Sara Rubio deve entrare anche lei in questo match, cercando di farsi spazio nella difesa, creare anche lei delle praterie, di creare qualche incursione per le sue compagne. È sopra mezzo corona, si chiude veramente molto bene. Anche forse con l'ingresso di Pavlovic. Occhio a Prela, Vanessa Giogap. Palla verso Bevelin Garrua, fermato prima col fallo. Buona palla verso il pivot, palo di Sara Rubi, precisa. La palla ritorna al capitano del Padovano, Carello Giogap. Questa però era quello che doveva fare Padova, buona azione. La panchina di mezzo corona incoraggia le proprie giocatrici in campo. Poi gran spazio trovato da Karel Giogap, prova a schiacciare la palla ma imprecisa, non riesce a dargli quel giro necessario per farla entrare in porta, quindi possibilità di pareggio, la prima vera possibilità di pareggio dopo tanto tempo per mezzo corona. Spalla in cielo Saranovic, lei è la ragazza giusta per farlo, pareggio in mezzo corona, un minuto alla fine, poi spara altissimo Vanessa Giogap, occasione persa per Padova, 50 secondi alla fine. Adesso mezzo corona ha tutto l'interesse per cercare di tenersi l'ultimo tiro e trovare un eventuale vantaggio che era insperato fino a qualche minuto fa. Incredibile che rimonta che sta avendo mezzo corona, le giocatrici trentine con tantissima personalità, anche con tanti momenti di difficoltà, con inferiorità numerica, dopo uno svantaggio di 6 gol sono riuscito a tornare molto bene. Ecco l'ultima azione, lo scambio con Saranovic, Girlanda si chiede bene adesso, ti vede Cellini, prova ad essere anche più fisica. Buon spazio in centro, buono recupero di Berlin Garrua. Ok, 10 secondi alla fine, prova a correre che del Giogap, c'è tanto spazio anche per il pivot dopo aver subito il fallo, ci prova ad andare, deviazione, si continua, 5 secondi alla fine, lancio dal centrocampo, palla fuori, può provare a tirare anche Martina Brock, non lo fa. Finisce qui il primo tempo, 14 pari, regna l'equilibrio, anche se il primo tempo è vissuto più di grandissimi parziali che altro. Quindi finisce qui il primo tempo, noi vi lasciamo con gli sponsor, ci rivediamo per il secondo di questa partita che è appena incominciata a quanto pare.
Siamo tornati con secondo tempo che si appresta a partire. Tutto riparte da zero, anzi da 14 a 14, ma gli equilibri in campo sono quelli. Bisogna rifare tutto da capo dopo un primo tempo veramente entusiasmante, molto altalenante per entrambe le squadre, parzialoni da una parte e dall'altra, più 6 Cellini, poi recupero all'improvviso in mezzo corona che ha provato anche a riportarsi in vantaggio all'ultimo. Però ora è tutta un'altra storia, perché il turno, il decimo turno del campionato di Serie A Beretta femminile si conclude qui stasera, con questo secondo tempo, ed è importantissimo perché in caso Padova dovesse vincere metterebbe una serie in ipoteca alla qualificazione per la Coppa Italia di quest'anno, la prima della loro storia. Ma fu cambia, circolazione di palla a difesa schierata, poi gran lancio verso Carell, ancora Pevelin in garrua, palo pieno, dopo l'incursione rigore, ci ha pensato un po' l'arbitro. Rigore. Scusato poi l'arbitro, buona l'azione di Bevelin che era entrata, riuscito a tenere sul contatto, riuscito anche a tirare lo stesso, ha preso il palo, ma contatto c'è stato, quindi tiro dai 7 per il capitano Carell Giocap. Gran parata, forse ci ha pensato un po' troppo qui capitano della Cellini. Un rigore sbagliato a testa, il momento importante dopo il primo minuto di gioco, è importante sbloccarla anche perché gli ultimi punti della partita sono stati fatti tutti da mezzo corona. Adesso le ragazze devono trovare entusiasmo, sono state un bel po' in spogliatoio per cercare di confrontarsi, di capire cosa è andato nel verso giusto e come ripeterlo al finale del primo tempo. Buona difesa qui, dopo lo sfondamento, si prende lo sfondamento ma focando. Prima buona difesa della Cellini. Ok, Vanessa Giocap che prova a partire. Cerca subito il tiro! Non riesce a deviarlo quel tanto che basta Razzica. E vantaggio della Cellini, 15-14, il primo punto del secondo tempo. Viene con una progressione di Vanessa Giocap. Adesso ancora mezzo colonna, con calma. Poco spazio per le ripartenze fino a qui. Speriamo ancora con la circolazione di palla. Stavolta come centrale Gerlanda e Gislimberti a fare da terzino, non più d'ala come inizio partita, e che ha fatto molto male la difesa del Cellini fino a questo momento. Quella Gislimberti, la finta, prova ad andare, si alza in cielo e trova il tiro schiacciato, incrociato dall'altra parte, e gol pareggio ancora di mezzo colonna. Adesso prova a ripartire velocemente la Cellini, Mafokanga, palla verso l'ala, cerca di aprire la difesa che però si è chiusa bene con la Vanessa Giogap, perde il contatto con la palla ancora Mafokanga. Con calma verso Cellini. Azione importante per riportarsi in vantaggio. Ancora Bevelin in garrua. Kanga. Finta di entrare e poi palla fuori. Ancora Bevelin in garrua. Esterno della rete. Ha preso il palo dietro. E quindi ancora una volta buona difesa di mezzo corona che ha concesso un tiro molto difficile. Adesso si ritorna però dall'altra area. Dalla valle per suonare la carica. Sempre lì pronta a colpire dalla sinistra Saranovic, scambio con Gislando, poi il tiro incrociato, ci ha provato anche Pavlovic ma nulla da fare, e quindi riparte ancora la Cellini. Un po' di errori in attacco qui anche con diverse azioni personali, prova ad andare Bevelin in garrua probabilmente con sfondamento, sì è così, così si era costretta anche a tirare di mancina, prende un buono sfondamento Gislimberti che prova a ripartire, Girlanda, Saranovic, buon controllo di palla con la Girlanda, poco spazio, certo che finta! E poi tira indisturbata, cambio di mano dalla palla canestro. La qualità di questa ragazza, classe 2004, un ambito nazionale importante, sì, vedere la qualità di queste giocate a questi livelli, in questo momento. Primo vantaggio ospite dopo un'infinità di tempo, primo vantaggio del secondo tempo per mezzo corona, la qualità del suo centrale. Quella Bevelin in garrua, fatica a cambiare passo la Cellini, trova il gol però, primo gol di serata per Maffo, per Lilian Maffo. Buona incursione qui per una volta dopo aver scambiato con Bevelin, trova l'uno contro uno giusto, poi la mette sotto le gambe del portiere, pareggio della Cellini immediato. Le squadre cercano di, anche con le azioni lente, di
risparmiare energia e trovare l'esplosività giusta per cercare i varchi giusti. Si carica la panchina della Cellini per la difesa. Gislimberti però l'uno contro uno contro Benvenuto Ingarrua, buono spazio verso l'ala, tiro pulito sotto l'incrocio. Buona azione di mezzo colonna, buona finalizzazione per cercare nell'ala già da Veronessa. Quindi ancora Padova inseguire. Venisse giocato, cercare Bevelin, cercherà un buon inserimento, mi viene fermato, palla verso pivot, gran contropiede adesso. Però partire Gislimberti, in palleggio, indisturbata, tiro di prima. Non deve neanche salire in cielo, sul secondo passo tira una cannonata, doppio vantaggio a mezzo corona. Adesso la partita si fa infuocata. Come si scaldano le ragazze in panchina per le trentine. Diverse convocate anche oggi, tutte pronte a sostenere anche le giocatrici titolari. Vanessa Jogap cerca un inserimento, poi col fisico sposta completamente il difensore. Trova al varco l'esplosività giusta, anche con un salto solo, per poi caricare il gran sinistro che ha. Meno uno. Il carattere di queste ragazze provano a cercare a tornare subito in contatto. Però la spensieratezza di mezzo colonna sta facendo la differenza in questo momento, anche in questo inizio di secondo tempo. Occhio dalla Valle che prova a trovare l'incursione, buona difesa con fallo. Dopo la rimessa di Pavlovic, che esce adesso a ricevere, cerca l'inserimento, buona deviazione, anzi no, fallo ancora una volta della difesa. Adesso però ci sta mettendo un po' più di fisicità, la fisicità giusta diciamo, falli scorretti ma di quelli puliti per fermare l'azione. Allora Carello e Giogappa a fermare Gislimberti. Deve provare a cercare qualcosa di diverso adesso in mezzo colonna, perché se non riesce a tirare andrà contro passivo. Murato! Murato Gislimberti. Occhio al contropiede per Niceu, che controlla bene, prova ad andare col secondo passo, la schiaccia bene, la schiaccia bene, trova l'incrocio dei pali, pareggio della Cellini. All'improvviso, da una buona difesa è partito il contropiede, come era stato prima per il doppio vantaggio di mezzo colonna. E Cellini Padova trova il pareggio così. L'importanza della difesa. Una buona deviazione, le mani sulla palla, in qualsiasi caso, a farlo bene, con intelligenza. Buono scarico dietro, si prova il tiro, schiacciato bene. Saranovic, non riesce ad arrivarci Martina Brock, deve ripartire veloce la Cellini. Maffo. Quella Bevelin. Maffo si prova ad andare dall'altra parte per venire su Giocappo, cerca un'incursione, buona palla, poi subendo il fallo. Ma riesce in qualche modo, dopo il contatto in caduta, a trovare il varco giusto Beverly Ingarrua. Qualità di queste ragazze. Ancora parità per la Cellini. Punto a punto. Siamo solo all'ottavo della ripresa. Tiratissima, importante per tutte e due. Sarebbe importantissimo per mezzo colonna questa vittoria, perché si riporterebbe tra le principali candidate anche per la salvezza, quel gruppone di squadre dai 6 ai 10 punti. Gerlanda e Gislimberti che poi carica, stavolta imprecisa, prova a ripartire Padova, non trova passaggi puliti in profondità e quindi con calma deve partire Vanessa Giogap. Cambio di Maffo, in questo campo entra Prela, adesso la Cellini aspetta il centrale per impostare il gioco. Ecco Prela, Meneghini, cambio con Vanessa Giogap che prova ad alzarsi in cielo, tiro deviato ma in porta, diretto in porta e quindi Padova si riporta in vantaggio, però è un solo gol in mezzo coronelli. Adesso un cambio, rientra dopo un po' che non si era vista anche Campestrini, che aveva fatto molto bene anche dal punto di vista offensivo nei primi minuti. E poi fino a quando Cellini Padova non ha trovato il parzialone che l'ha portata a più 6. Buon intercetto di Niceu, può ripartire ancora in velocità Padova. Davide Ingarrua, Carel ha tanto spazio, però chiude il palleggio troppo presto. Sperava di trovare, intanto quella sorella prende in pieno volto il portiere avversario. Forse qui sperava di trovare il passaggio per la sorella. Chiuso il palleggio troppo presto, ha dovuto tirare molto prima. E pallonata in faccia.
ci mette la testa, razzica, riesce tra gli applausi, prendersi un po' di riposo. Ma ce la farà, ha preso una pallonata, ma era sempre lì, ben posizionata. Quindi si riparte con Niki Razzica che ritorna comunque in porta. Occhio della Valle. Saddi richiama i suoi alla difesa. Buona l'uscita del pivot. Con la palla Saranovic chiude per un attimo il palleggio in elevazione. Non è riuscito a trovare il varco per il tiro, ma buona per il passaggio. Quella l'azione di mezza colonna. Con la Saranovic che alza e spara. Trova il varco giusto, sempre con questi tiri bassi. Non è riuscito a metterci una pezza l'Acellini. Per chiusura del passaggio e passi di Vanessa Jogap. Occhio alla ripartenza in mezzo colore. Prova ad andare, buono l'intercetto di Beverly Ngarua, che può girarsi, andare sola e spiazzare il portiere. Grande incrocio. Intelligenza tattica anche qui. A capire prima dove l'avversario avrebbe passato, il dove avrebbe passato la palla. 21-20. Un momento di confusione totale sembrava per le padovane, così anche un po' per mezzo colonna. In questo momento, quando sbaglia una, sbaglia l'altra. Quando segna una, segna l'altra. Squadra che sta andando a braccetto. Molto equilibrato. Occhio al lancio. Buon tiro sul primo palo. È entrato in Abulele intanto. È riuscita. Il palo della porta salva l'Acellini. Il passaggio verso l'alto. C'è tanto spazio verso Meneghini. Non lo sfrutta. Subisce il fallo. Un cattiveria della Valle. Agonistica. Maffo. Vanessa Giogappa. Adesso ci rimprova per passare un po' di tempo per cercare di trovare il doppio vantaggio per la prima volta in questo secondo tempo. Con la Maffo, la finta. Poi buono scarico verso il pivot. Palo e poi portiere. Altro palo di Niciao da quella posizione. Però l'azione è stata fantastica. Grande no look di Vanessa Giogappa. Adesso ancora mezzo colonna che prova a ripartire. Campestrini, Girlanda e Saranovic. Saranovic prova a cercare la fondo in tre per fermarla. Quella Campestrini. Lo scarico, prova la finta a passare, poi sfondamento. Buonissima difesa di Maffo qui. Poi lancio profondo, precisissimo. Giorgia Meneghini, pallonetto. Che lancio di Vanessa Giogap. Grandissimo contropiede col contagiri, incredibile. La precisione, ha provato quello che ha potuto la difesa in mezzo corona qui. Quando ci sono lanci di questo genere, abile anche la difesa padovana a reagire subito dopo lo sfondamento preso. E doppio vantaggio per la prima volta nel secondo tempo dopo 12 minuti di agonismo totale. Ancora mezzo corona che prova ad andare. Uno scarico Campestrini, poi trova un buon fallo dopo l'azione d'attacco. Fallo dei 9. Andare Pavlovic. È entrata anche Jessica Lona a dirigere l'azione delle sue. Buono scarico proprio Jessica Lona. Poi il tiro sull'incrocio basso. Ancora una volta Saranovic. Questo è stato il suo tiro della partita. Ne ha segnato almeno 5 così. Poi Vanessa Giogappo in bocca al portiere. Adesso esce per cercare di far ripartire le sue. È noto il tiro centrale, però azione individuale. Quello che non ci vuole in questi casi, mezzo corona, però deve riuscire a pareggiarla perché è ancora sotto di un gol. Poca lucidità per il momento di entrambe le squadre in questa fase, ma anche perché ci stanno mettendo una solidità in difesa clamorosa. Buona palla verso il pivot che poi si gira, palla sotto, si abbassa in Abulele e riesce a tenerla lì. Maffo prova a ripartire. Occhio che Pavlovic è rimasta su. Meneghini, Vanessa Giogap, cerca spazio. Maffo lo trova all'improvviso, palla sotto, provato a farla girare col fallo. E due minuti. Un'azione che sembrava persa quasi per l'Acellini, almeno non avendo trovato lo scarico migliore. Maffo con una magia, con i tre passi, provoca i due minuti di Giada Veronese. E la rigorista Giorgia Meneghini per provare a portarlo sul più 2 contro Razzica, che ne ha già parato uno prima molto bene.
in caduta con la finta per aria, tutto in un unico movimento, riesce a tenerla bassissima, doppio vantaggio cilione. Qui poteva fare poker Zika. Buona anche l'idea di cambiare tiratrice, un modo molto moderno di tirare i rigori, questi tiri di 7 metri con la finta, ma tutto in un unico movimento. Che qualità Giorgio Menedino, che lei è giovanissima nazionale, con peraltro la giocatrice della squadra avversaria, poi qui con fallo di Vanessa Giogap che è riuscita a bloccare il tiro. Ancora una volta mezzo corona in avanti, non trova però azioni facili, la difesa del Cenia adesso molto più alta. Jessica Lona prova a cercare spazio, buono lo scarico dalla valle con una finta di corpo bellissima. Il capitano prova a metterci la cattiveria giusta, ha trovato anche una bella incursione, un bel tiro. Palla tocca appena la traversa, entra dentro, meno uno a mezzo corona, con il suo capitano, con la voglia di tornare lì, di non farsi perdere questa occasione, punto a punto. Quando siamo ormai quasi alla metà del secondo tempo, Meneghini attaccata, sempre dalla valle che ci sta mettendo un'energia pazzesca, deviazione ma non recupero della palla per Pavlovic. Una volta ci mette le mani dappertutto mezzo corona, la finta, poi grande scarico, Karel Giogap con qualità sotto le gambe del portiere. Lo scarico di Beverly Ningarua, lì potevano fare solo quello e sono riusciti a ricavare il risultato massimo, 24-22, ancora una volta in avanti Padova, doppio vantaggio. Dalla fine del primo tempo non ci sono stati più parziali così grandi, primo tempo fatti di parzialoni di 4 gol, 5 gol consecutivi da una parte e dall'altra, adesso l'equilibrio regna ancora di più. Giuseppe Calona, buona difesa di Vanessa Giocap che prova a partire, Maffo è appena rientrata dall'inferiorità numerica, mezzo colonna, Giorgia Meneghini. Però è costretta a ripartire da dietro Padova, Maffo, Vanessa Giocap, ancora Maffo, scarico, difesa schierata, si chiude bene mezzo colonna, anche prima ha impedito la ripartenza, questa è la cattiveria che vedete, la difesa, però Meneghini prova a partire lo stesso, buona palla, poi forse anche subendo il fallo, ma subentra Beverly Ningarua sull'incrocio dall'altra parte, più tre, che azione, con costanza, con determinazione, poi altro tiro, la qualità, quando serve Anna Saranovic è lì, ancora una volta con un tiro basso, stavolta però nell'altro angolo, questa è anche l'imprevedibilità della giocatrice di mezzo corona. Ha tirato 5 tiri sull'altro angolo, giustamente Nabolera è andata a provare la difesa su quel tiro, occhio all'altra incursione di Giorgia Meneghini, ancora una volta quando taglia lì sta facendo una fatica impressionante mezzo corona a difendere. Su questi tagli di Meneghini stavolta si è messa in proprio, prima con l'assist per Ningarua, poi subito anche una bella botta, dopo col tiro in proprio più 3 ancora una volta per Padova. Ora vedremo se Saranovic tira fuori un'altra giocata dal cilindro. Però le trentine sono lì. Ancora una volta Saranovic spara in cielo. Stavolta però ci vuole un doppio muro per bloccarla. E farlo di piede. Occhio al contropiede. Prova ad andare ancora una volta. Vanessa Giogap. Il tiro. Buona parata. Buona parata del portiere. Prova a ripartire adesso mezzo corona. Occhio che Vanessa è rimasta in avanti. Ne può approfittare. Saranovic. Prova a spostarsi. Palla verso l'ala. C'è poco spazio. Ma lo trovi in mezzo alle gambe di Martina Brock. Pavlovic, meno 2 per mezzo corona. In questo momento squadre veloci a concludere le azioni quando possono. Le azioni si concludono in maniera super veloce, magari qualche contropiede, sfruttando qualche superiorità numerica, oppure con una grandissima circolazione di palla molto lunga in questo secondo tempo. Per le difese sono, quando si chiudono adesso si fanno più aggressivi, sono difficili da chiudere. Ok, l'altro taglio di Giorgia Meneghini, quella Beverly Ningarua però a cercare l'incrocio lontano, la palla non va lontana dal bersaglio, però è stata ben marcata la difesa in mezzo colonna che le ha concesso un tiro difficile che Jessica Lona, leggendo disturbate fino all'area di 9, poi però si chiude la difesa. Buona palla sotto le gambe per il pivot, poi il rimbalzo e il rigore. L'arbitro fischia prima che la palla termini in rete. Era entrata in rete con un rimbalzo strano. Però tiro dai 7 per mezzo corona, che può portarsi a meno 1.
con questa imbucata bellissima sotto le gambe della difesa di Padova. Per il pivot. E adesso Luisa dalla valle. Palo pieno, poi rimane lì. La tiene stavolta Martina Brock. Che occasione sprecata. Che mezzo corona. Per Luisa della Valle, che in questo momento era stata l'ancora di mezzo corona. Sicuramente però non smetterà di mostrare la sua energia. Soprattutto in difesa, abbiamo visto prima marcare molto stretta Meneghini sull'ala. Maffo. Però scambia con Carel, che adesso è lei adesso, dall'ala sinistra ad accentrarsi. Vanessa. Buona palla verso il pivot. Sono mancata ancora una volta questa palla. Diceo, non è riuscita a bloccarla. Ok, Beverly è rimasta dietro. Jessica non lo scambio. Poi buona la finta. Prova a cercare spazio. Si chiude. Buona palla verso il pivot. Martina Brock. Con la manona. Col braccio. Dice di no. Applausi di tutta la panchina. Questa è stata una giocata bellissima di mezzo corona. Poi però quando non vengono sfruttate, quando il portiere ci mette una pezza, è sempre un po' demoralizzante. La squadra che attacca. Vediamo come può caricarsi adesso però Padova da questo, perché deve sfruttare questa occasione, lasciarsi lì mezzo corona a due punti, a un punto. Soprattutto in questi 10 minuti finali diventa molto rischioso, poi l'abbiamo visto nel fine primo tempo. Careggio Gap cerca spazio, tiro basso! Più tre! Il capitano dall'altra parte ci prova, poi bruttissimo passaggio! Che intercetto! Beverly Negarrua, paratona! Paratissima! Niki Razzica, cos'ha sbagliato Beverly Negarrua? Incredibile, però applaude la scelta Sadi, ha fatto un intercetto clamoroso proprio sotto il naso nella rimessa di gioco all'inizio. Poi buona difesa ancora una volta della Cellini. Meneghini, la virata, prova ad andare, perde il contatto col pallone, ma dopo ha subito fallo. È quella più marcata fisicamente fino a questo momento, quella che ha subito più contatti di Padova. Ok, Maffo, quella Vanessa giocata in questa fase di gioco. Prova ad attaccare ancora Padova, che ha l'opportunità di portarsi a più 4. E a 9 minuti inizia a diventare interessante. Sfondamento! Ingenuità qui di Vanessa Giogap. Ok, la partenza in mezzo corona, può cercare, può trovare spazi in contropiede. Dalla valle, buono scarico, Jessica Lona, trova però Niceu, ben posizionata. In mezzo corona è costretta a ripartire da un fallo dai 9. Lo spazio, buona la virata del pivot che non trova però. Trova benissimo il raddoppio della difesa della Cellini, che adesso è salita un po' più di tono. Violetta Vegni a far ripartire l'azione. Saranovic. Una palla, attenzione al fallo qui di Careggio Gap. Palla persa dall'attacco di mezzo corona. Adesso la Cellini riparte con un po' più di calma. Forse anche con un po' più di serenità. Lo vedremo come attaccherà in questa fase. Tanto però altra palla persa. Questa è una palla persa ingenua da parte di mezzo corona. Bisognava accorciare subito. Anche se è salita un po' più di tono la difesa della Cellini. Maffo. Circolazione di palla. Tutte molto strette. Buona palla per il pivot, ma era chiamatissima in due a coprire. Attenzione adesso al contropiede di Pavlovic, che può andare ma perde contatto con la palla. Adesso c'è poco spazio. Buona difesa di Maffo, che si butta sulla palla. Occhio a Joe Capcarelle. Tutta sola Niceu. Lascia rimbalzare la palla. Non è la scelta giusta. Scivola via. Tantissime imprecisioni in questa fase. Da una parte e dall'altra. Devono essere azioni molto importanti. C'era tanto spazio. Invece la palla ritorna a mezzo corona. Questo è quello anche che però una partita così fisica può portare. Può andare da una parte e dall'altra. L'agilità, la voglia, il tiro di Gislimberti, che poi però trova il fallo. È riuscita a tirare raddoppiata. Tiro di rigore. E tiro di rigore. Se l'è guadagnato e adesso giustamente lo va a tirare Gislimberti. Contro Martina Brocca.
oggi Gilimberti senza finta sul sinistro, accorcia ancora una volta mezzo colonna, meno due, quanta sofferenza per entrambe le squadre, anche se ci si aspettava una partita punto a punto questa fase della stagione dopo le trasferte, dopo gli impegni proibitivi delle giornate scorse, impegni con la nazionale, e siamo quasi alla fine del girone d'andata, la pressione inizia a farsi sentire anche Beverly Ningarua che prova ad andare, ben braccata da Pavlovic che la porta fino a quasi al centrocampo per fargli fallo. Carell, ancora Beverly, la finta poi va da buona parte, buon passaggio verso Meneghini, che pallonetto che dolcemente entra dentro dopo 5 palleggi di pochissimo, provato a buttarsi per salvarla ancora una volta Niki Razzica, che le sta provando tutte per salvare il risultato alle sue, per tenerle lì, ma ha fatto questo tecnico pazzesco Meneghini, ha dovuto usare il terzo passo con l'arresto a due piedi e poi per portarsela sul sinistro, un pallonetto dolcissimo, più tre per la Cellini, occhio in mezzo corona però. Gislimberti da ala è passata a centrale, e lei adesso che comanda il gioco della sua squadra, anche per dare un po' più di imprevedibilità. Saranovic va a cercare spazio, la posizione è difficile, fallo sul tiro dopo che Martina Bloch si era trovata lì. Ok, gli spazi che si possono creare in questo momento, ma attenzione anche mister Sadio e le sue, questo passaggio provato a Gislimberti, lo prende subito fallo per mezzo corona, ma è sotto passivo, deve tirare adesso, ci prova, tiro murato e tiro d'angolo, ma ancora una volta sotto passivo Gislimberti, subito di prima, poco angolato, anzi angola troppo, schiaccia troppo il tiro, quindi nulla da fare. E quando la partita scivola, mancano 4 minuti e mezzo, un po' meno, Cellini sul più 3, ora si fa la partita, ora si decide, questo è il momento giusto per recuperare per mezzo colonna e giusto per allungare per Padova. Questa partita può valere tanto, chiave di tutto il campionato, chiave anche di Coppa Italia. Maffo, Beverly Ningarua, ancora Maffo, prova a cercare spazio, lo scarico in qualche modo col mancino, non è la sua mano, non è la sua mano, e è riuscita a metterla dentro lo stesso che al tiro dalla distanza, lei sì, quello è il suo braccio, si vede. Gislimberti, grandissimo attacco, e si riporta subito a meno 3 dopo che è riuscita a trovare il varco giusto Padova con un'incursione delle sue, si è alzata in cielo, ha sfruttato le sue capacità di tiro, la sua altezza. Gislimberti, vera trascinatrice in mezzo colonna in questo momento, sono divisi un po' i ruoli, però vanno sempre di parziali, non riescono a trovare le giocate giuste forse di squadra in questo momento, siamo più per azioni individuali e soprattutto di contropiede, perché Padova ne subisce, ed ecco ancora Gislimberti pronti a perdere il palleggio, però c'è un contropiede possibile, 4 contro 3, occhio Jessica Lona, buonissimo gol, si riporta a meno 2 mezzo colonna, risultato completamente in bilico, quindi Sadi è costretto a chiamare time out a 3 minuti dalla fine. Ultimi 3 minuti di partita al Pala Farfalle, 29-27 per Padova. Qui si decide tutto. Ultimi 3 minuti di fuoco
ha regnato l'equilibrio per tutto il secondo tempo, anche per buona parte del primo tempo. Adesso siamo qui con gli ultimi possessi che possono valere anche una gran parte di stagione. Maffo per Vanessa Giogap, cerca spazio, buona palla rotata, poi la finta, deviazione, buona difesa in mezzo a Corona, che può ancora ripartire in contropiede. Niceu spende il fallo e lo spende bene. Occhio, ritorno in difesa. Si bisogna ripartire con la rimessa in gioco. Gislimberti, Girlanda per l'entrata in campo. Altra volta da ribattere. Ecco lo scambio tra il 2 numero 4 e 44 per Girlanda. Jesse Calona che è entrata adesso bene in questa fase, prova a girarsi, buona palla verso Girlanda che spiazza Martina Brock, meno uno di mezzo Corona. Niceu deve ripartire da Cellini. Maffo con calma lo fa, cerca di far passare il cronometro, ma questo è un rischio, bisogna trovare tiri puliti, bisogna trovare tiri per chiuderla anche la partita. Invece si è riaperta ancora di più, meno uno per mezzo Corona, 29-28, 1 minuto e 40 secondi. Maffo, palla larga verso Vanessa Giogap, c'è un po' poco movimento, la difesa si chiude bene. Beverly Garrua, ancora Vanessa, spara e tira alto, occhio l'incursione in mezzo Corona ora, con calma, predica calma Campestrini, che è il vice capitano di questa squadra. Gislimberti, quello spazio verso l'ala, qualcuno difesa più bassa, ancora Girlanda, poi Gislimberti se la ritrova lì, la Girlanda, Campestrini ci prova, buona chiusura, un minuto alla fine, questo può essere un gol importante, sotto passivo mezzo Corona, palla verso il pivot, pallonetto. Il talento di Gislimberti, occhio a Padova, pareggio trovato, come a fine primo tempo. Qui si decide la partita e pareggiare e vincere per entrambe le squadre fa tutta la differenza del mondo. Vanessa Giogap, Maffo e Berlin Garrua, prova a tenere il possesso, forse vanno a lasciarsi l'ultimo tiro, negli ultimi secondi, ancora Carella, Vanessa, passivo, Maffo, ultimi 15 secondi, Vanessa, Giogap all'ultimo, occhio all'azione di mezzo Corona che ci può provare, 10 secondi alla fine, Girlanda ci prova subendo il fallo forse, tiro di rigore a tempo scaduto. Clamoroso, con la difesa della Cellini che è tornato un po' in ritardo, penetrazione e occhio al rigore, qui si decide tutto. Ancora Gislimberti, un pallone pesantissimo nelle sue mani, palo clamoroso, vince la Cellini Padova di un punto per l'errore di Gislimberti, palo sul rigore, lei che era stata forse la migliore in campo in questo momento. Finale completamente al cardiopalma, incredibile, incredibile. Quindi dal pala farfalle ne esce vincitrice la padrona di casa, la Cellini Padova, per 30-29. Però complimenti a entrambe le squadre perché ci hanno regalato una partita assolutamente di grande livello, di grandi emozioni. Quindi dalla squadra di comunicazione della Cellini, dal nostro team e da me Marco Muccia, un grande ringraziamento per tutti voi che ci avete seguito in questo spettacolo della pallamano. A presto sui canali 11.